presentate le iniziative programmate per il prossimo 2 giugno in occasione del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Quest'anno l'evento provinciale, promosso dalla Prefettura d'intesa con il Comune di Pesaro e l'Esercito 28° Reggimento Pavia, vuole essere la festa di tutti, alla cui realizzazione parteciperanno istituzioni, associazioni, enti locali e cittadini. Sarà proprio una festa, nel vero senso della parola, ci sarà tantissima musica dei ragazzi delle scuole di Urbino, Volponi e Pascoli, e musica tra l'altro energetica, nel senso molto bella, vivace, e balleremo in piazza, non lo dite però in giro. Sì, mi auguro che sia veramente una bella festa di piazza, di pubblico, perché la Repubblica siamo tutti. La Repubblica siamo tutti noi e io sottolineerò ognuno di noi cosa fa per la Repubblica, perché abbiamo esempi bellissimi in provincia di enti, di istituzioni che fanno veramente bene il loro lavoro, quindi è giusto che si sappia e sia dato loro il rilievo che meritano. Sì, ho sposato appieno l'idea venuta dal prefetto. Siamo abituati a cerimonie un po' troppo formali, la cerimonia fa riferimento alla festa della Repubblica, la festa della festa del popolo, non è la festa delle istituzioni, non è un momento solo formale, è giusto che ci sia un momento di sana popolarità, ed è quello che, a cui contribuiremo anche distribuendo bandierine a tutti gli intervenuti, in particolare ai bambini, che arricchiranno sicuramente la coreografia con un momento di allegria, non solo un momento istituzionale. Sarà un'occasione importante anche per ricordare il prezioso lavoro svolto dai volontari durante l'emergenza maltempo. Assolutamente sì, e noi insieme ai volontari, come sempre, siamo sempre vicini alla popolazione, alle istituzioni, contribuendo laddove sia richiesto a ogni tipo di emergenza, come siamo stati anche in questa occasione. Sicuramente il lavoro dei volontari è encomiabile, noi cerchiamo sempre di integrare, di supportare con la nostra professionalità quello che tanta gente di buona volontà fa, mettendo il cuore e il proprio entusiasmo e la propria professionalità, che è della più varia possibile. In questi giorni si è celebrata la solidarietà di oltre 300 volontari che hanno dato la disponibilità per aiutare le famiglie bisognose, che anche in queste ore stanno spalando fango, aiutando le persone a liberare gli immobili devastati dall'acqua. E questa giornata sarà anche per loro, e quindi li inviteremo tutti a partecipare. Sarà fatto un ringraziamento ufficiale a tutti coloro che in questi momenti stanno combattendo per la solidarietà e stanno combattendo per aiutare le persone che hanno bisogno. Quindi grazie a tutti coloro che si stanno impegnando, e soprattutto ci vediamo alla Festa della Repubblica, che la Prefettura ha organizzato in maniera esemplare, rendendola ancora una festa più popolare.